Allora, buongiorno di nuovo, benvenuti alla conferenza stampa dedicata al film Presencias di Luis Mandocchi, che ho il piacere di accogliere, e insieme a Maria Pia Billi della 102 Distribuzione. Il film Presencias è stato selezionato nella sezione Fuori Concorso Cresis ed è un'anteprima mondiale. La produzione è una produzione messicana con Cher Constantin e la fotografia è di Philip Lozano. Questo film, Luis, mi corregga se sbaglio, corre tra i film messicani possibili candidati all'Oscar. Giusto? Sì. Giusto. Complimenti. Allora, le rivolgo alcune domande e poi passo la parola al pubblico. Questo è un film che racconta la storia di un uomo a cui le cose sembrano andar bene, ma piano piano ci inoltriamo sempre di più in un crescendo in cui i pezzi della sua vita cadono andando avanti e delle presenze misteriose si impadroniscono della sua esistenza. Il film inizia anche con una seduta di psicanalisi. Allora un po' la domanda è se la psicanalisi è uno strumento che ci libera, ma in realtà in questo film non ci si libera. Allora, ci si libera o non ci si libera dai nostri fantasmi? Good morning. Is the question if psychoanalysis can get rid of your ghosts? No, se nella vita in generale ci si può alla fine liberare dei propri fantasmi o no, perché? Well, I mean, I think the movie is a journey into. You've all seen the movie, right? Avete visto il film? No. Okay, so I don't want to spoil the movie for the people that haven't seen it, but the movie is really a confrontation with a reality where the protagonist has to face the real antagonists and the monsters that appear to him as he goes through this investigation of the death of his wife. It's a journey that takes him into the darkest realms of hell in his need and desire to find out the truth of who killed his wife. Non voglio, visto che non avete visto il film, non posso dire più di tanto, tranne che il film è un viaggio. Diciamo che rappresenta quello che è il viaggio che fa una persona, in questo caso appunto il protagonista, nel raffrontarsi con quella che è la realtà. Diciamo, lui in questo viaggio che è rappresentato dalla sua investigazione, dalla sua ricerca, perché lui è alla ricerca di chi ha causato, chi ha ucciso la moglie, lui si trova a dover affrontare mano a mano i veri antagonisti, i suoi veri nemici, questi mostri che mano a mano appaiono durante la sua investigazione. Diciamo che è un viaggio in quello che è l'aspetto più oscuro di quello che può essere il proprio inferno personale e questo mano a mano viene a galla sotto la spinta del suo bisogno, del suo desiderio di scoprire i perpetratori della morte della moglie. Good. And you, and so you can, you,
in real life, can you get rid of the ghosts, in your opinion? That was the question. It depends on each person. E il fatto di liberarsi dei propri fantasmi, ovviamente, dipende dalla persona. Questo film horror, come i film horror in generale, richiedono un'architettura complicatissima. Immagino che lei abbia avuto una squadra di tecnici molto valida, ma è anche un'esperienza nuova. Come si è trovato a fare questo lavoro? Si è ispirato anche, ha avuto dei punti di riferimento, dei nomi di riferimento? Yes, I did a lot of study and research in the genre. You want to? No, it's okay. Inspiration were several movies, you know, Rosemary's Baby, Silence of the Lambs. And I watched the genre to see when it was working and when it wasn't working, and to understand how much you can show. And sometimes when you show too much, then you don't create the emotions, the fear that the film is intended to create. Beh, ho fatto tantissime ricerche, diciamo, per quanto riguarda il genere horror. Ho visto tutto quello che potevo vedere. Certo, sì, mi sono ispirato a dei film, in particolare Rosemary's Baby e Il silenzio degli innocenti, per esempio, per dire due titoli. E soprattutto ho guardato questi film con grande attenzione per cercare di capire esattamente dove l'ha determinato effetto, diciamo così, potesse funzionare o dove cessasse di essere funzionale, diciamo, all'atmosfera del film, e per riuscire a capire quanto mostrare o fino a che punto si potesse arrivare a mostrare qualcosa per non avere un effetto, un impatto negativo su quello che era invece l'effetto che si voleva ottenere. And you know, because of the pandemic, the movie was postponed for several months. So I had the chance to have the time to prepare it very carefully. I storyboarded the whole movie and studied the rhythm of how long each shot should run, when to move the camera, when not to, etc. E ho avuto, diciamo, l'aiuto anche dell'arrivo della pandemia, nel senso, a causa della pandemia la produzione è stata del film, le riprese, l'inizio delle riprese sono state spostate di alcuni mesi, di parecchi mesi, e quindi ho avuto agio di studiare in dettaglio il genere, e soprattutto quello che ho fatto ho fatto lo storyboard di ogni singola scena del film, insomma dell'intero film, studiando attentamente il ritmo di ciascuna shot, di ciascuna ripresa, capire esattamente i movimenti della macchina da presa e così via. Quindi ho avuto tantissimo tempo per perfezionare il tutto. We spent a lot of time looking for the right locations. It was a movie that was pre-production a lot through Zoom because of the pandemic. And I had a very strong connection with the core team, which was Philippe Lozano, the director of photography, and José Luis Aguilar, the production designer. And it took us a long search to find the right locations, especially the cabin. Abbiamo avuto anche tempo per cercare quelle che erano le location giuste, ci abbiamo messo tantissimo tempo, perché tutta la parte di pre-produzione praticamente è avvenuta su Zoom, a causa appunto della pandemia. Su Zoom con quello che erano i membri, diciamo, del team, i due personaggi principali, cioè Philippe Lozano, direttore della fotografia, e José Luis Aguilar, il production designer, quindi lo scenografo. Con lui abbiamo parlato molto e abbiamo cercato proprio,
ci abbiamo messo tantissimo tempo a trovare la location a causa proprio dell'atmosfera del film, e soprattutto è stato complesso trovare il luogo e la casa, ecco, la villa. E dove è stato girato? It was shot in different places in Mexico, Michoacán, Tlalpujahua was the main village. È stato girato in vari posti in Messico, principalmente a Michoacán. The cabin we found outside Mexico City in the mountains, in the Ajusco. E la casa, diciamo, l'avevamo trovato giusto fuori Città del Messico, in montagna. E la casa era così, cioè l'avete... You know, after firing two location managers because they told me that what I was looking for didn't exist, the third location manager found this cabin, this house. She took us there, and I said, this is it, but it was destroyed. There were no floors, it was falling, the roof was falling. We had to rebuild it and put new structures so that we could use the house. It took a lot of work to put it together. In realtà dopo aver licenziato due location manager, la terza location manager è arrivata, è riuscita a trovare questo posto, ha fatto questo grosso sforzo, è venuto da me un giorno e ci ha portati a vedere questa casa, e che ovviamente non era in condizione, era un rudere, nel senso che non poteva essere utilizzata, c'era il tetto che era crollato, non c'erano pavimenti, abbiamo dovuto ricostruire anche strutture proprio per poter utilizzare la casa, ci ha avuto tantissimo lavoro per rimetterla in sesto. There were no roads to get to that house, so we had to build the road. In più la casa era isolata, non c'era niente per arrivarci, non c'erano strade, sentieri, abbiamo dovuto costruire anche quelle. It was a very difficult, challenging movie to make in the right way. Diciamo che questo film, per riuscire a farlo come doveva essere fatto, è stato piuttosto sfidante. Ci sono delle cose alle quali ha dovuto rinunciare? You know, when we finished shooting, José Luis Aguilar, the production designer, said to me, you know, I've worked on many movies where, with a director and the creative team, we have vision. But then, through the challenges of budget and production, etc., that vision starts diluting. Mm. And every day it gets more diluted. And he said, and I want to thank you, because in this film, you didn't let it get diluted. It was an everyday struggle to keep that vision. And no, we didn't give up. E no, non ho rinunciato a niente, nel senso, quando abbiamo finito le riprese, José Luis Aguilar, il production designer, è venuto da me e mi ha ringraziato dicendo, guarda, io ho lavorato a tantissimi film e in genere quello che succede, parti con una specifico punto, vision, una visione ben chiara, che mano a mano attraverso le varie difficoltà, le sfide, produzione eccetera eccetera, si viene diluita nella sua consistenza, in questo, fino a sparire, diciamo. E in questo caso ti ringrazio perché questo tu non hai permesso che succedesse. Quindi è stata una lotta continua, possiamo dire costante, ma non abbiamo mai rinunciato a quello che intendavamo fare. Ci sono delle domande? Qualcosa sull'attrice, che vediamo in un ruolo molto diverso da quello col quale l'abbiamo conosciuta in Rome. Yes. Yes, when I sent the script to Yalitza Aparicio, who was the star in Roma, she told me, I don't want to do everything that they offer me is repeating the same kind of role that in Roma. And I said to her, read the script. And she read the script, loved it, called me the next day and said, I want to do this. Quando ho mandato la sceneggiatura a Yalitza Aparicio, che
l'avevo visto in Roma di Cuarón, lei in realtà tentennava ad accettare ruoli inizialmente prima di leggere la sceneggiatura, perché fino a quel momento, dopo Roma, non avevano fatto altro che offrire sempre lo stesso personaggio, ripetitivamente. Per cui le dissi, leggi la sceneggiatura. Dopo averla letta, lei disse, sì, ok, mi piace, voglio farlo. Yalitza was not an actress when she did Roma. She had just graduated to become a teacher. Mm-hmm. But she liked acting. And when she said, I want to do the movie, I said, but I want you to give me 2 weeks of rehearsals. And she said, of course. You want to say that? And so when the first day she came to rehearsal, I said, you know, I work with a certain technique where I configure my actors into the characters. I have a technique to do that. Are you willing to experience it? And she said, yes, I want to learn from you. And so in the first rehearsal, we did that. Mm-hmm. At the end of the rehearsal, it was the weekend of the Golden Globes. Mm-hmm. And she was gonna be one of the presenters. And I said, I'm gonna take you out of the character so that you go to the Golden Globes, and then Monday when we come back, I'll put you back into the character. And she said to me, please don't take me out of the character, because the character is much less shy than I am, so I prefer to stay this way. Yalitza, quando ha fatto Roma, non era un'attrice, diciamo, quando era stata scelta da Cuarón, si era appena diplomata, diciamo, era diventata insegnante, aveva fatto la scuola per diventare insegnante, la magistrale, però ha sempre amato la recitazione, e quindi io le ho detto a questo punto, ok, quando lei ha accettato va benissimo, dedicami 2 settimane per le prove, facciamo le prove assieme, e se tu accetti, diciamo, gli ho detto, io ho un metodo, ho un sistema particolare, mio, tutto mio, per far sì che l'attore venga, configuro questa persona nel personaggio, nel senso l'ho fatto diventare io attraverso questo metodo il personaggio. Lei ha accettato, ha detto assolutamente sì, perché io desidero imparare da te. E questa cosa è avvenuta, poi dopo una settimana, quel fine settimana, alla fine della prima settimana, c'era la fine settimana appunto dei Golden Globe, lei doveva essere era una delle presentatrici, per cui le ho detto, senti, allora adesso in questo momento facciamo in modo che tu esca dal tuo personaggio, perché così puoi partecipare ai Golden Globe in quanto presentatrice. Lei mi ha detto, no, per piacere, no, lasciami comodamente nel mio personaggio, perché il mio personaggio è molto meno timido di me, e così posso andare tranquillamente ai Golden Globe. Mm-hmm. Yes. I worked like that with the whole cast. It was a very excellent cast. Also, the director of photography, Philippe Lozano, said to me, I want to shoot this movie with a Sony Venice camera, but with the old anamorphic Panavision lenses, so that we can stay away from the high definition video look and look for a texture that is more like film. And so I said, yes, it was more costly to get those lenses. We had to bring them from Los Angeles with COVID and all that. It was a struggle to be able to get those lenses into Mexico, but we did. It was a team effort to stay with that determination to get the look for the movie. For me, I felt that this movie was not just shooting it in any way like a drama. In a way, it's easier to do. But to really take the audience into these atmospheres and this world,
was a challenge, and I think we got it. E ho adottato lo stesso metodo anche con tutto il resto del cast, un cast incredibile, stupendo, e anche il lavoro, è stato un grande lavoro di squadra anche col direttore della fotografia, Philippe Lozano, che ha girato, le riprese sono state fatte con una camera Sony Venice, però con l'obiettivo anamorfico. Lui non voleva assolutamente quello che era l'effetto, voleva starsene distante dalla alta definizione, voleva una texture, una grana come fosse quella della pellicola, e questo abbiamo fatto. Il problema è che naturalmente abbiamo dovuto far venire da Los Angeles le lenti apposite, considerando che c'era la pandemia, è stato lenti molto costoso, è stato molto complesso farle arrivare in Messico, ma ce l'abbiamo fatto con la nostra determinazione. Ogni singolo membro della squadra ha mantenuto questa determinazione, perché si voleva arrivare ad avere uno specifico look, no, del film, e non soltanto, non soltanto girare quello che è un dramma, un film, no, drammatico, un qualcosa, ma semplicemente quello che volevamo fare era qualcosa di più, una sfida molto più grande. Volevo che il pubblico venisse avviluppato, accolto, che il pubblico riuscisse a scivolare dentro quell'atmosfera, venisse avvolto da quell'atmosfera e entrasse direttamente in quel mondo, e penso che con la nostra determinazione ci siamo riusciti. Sì, soprattutto ci entra soprattutto nel momento in cui ci rendiamo conto che lui è solo, cioè che non verrà aiutato nelle sue indagini. Quello è il momento chiave in cui entriamo completamente all'interno della psicologia del personaggio. Yes. Also the journey that Victor, the protagonist, goes through is very intense, and the actor was almost in every shot in the movie. He only out of 90 days, I mean 9 weeks of shooting, he only had one day of rest, and So it was also holding him to be able to go in and out in terms of the intensity of, and it was a role that it was intense both psychologically and physically, because of all the fights and running down and up the mountains, etc. Sì, assolutamente, ed è stato soprattutto il viaggio stesso del protagonista, di Victor, che è assolutamente forte, intenso, molto, molto intenso per lui, soprattutto considerando poi che le riprese sono durate 9 settimane e l'attore che fa Victor, Alberto Amman, praticamente ha avuto solo un giorno di riposo, quindi è stato uno sforzo, c'è stata un'elevatissima intensità sia psichica, sia di partecipazione fisica e psichica, perché non soltanto c'era tutto questo coinvolgimento emotivo, ma anche tutta la parte fisica, scontri continui, lotte, correre su e giù per la montagna e cose del genere. Quindi è stato molto, molto forte per lui l'impegno. Grazie Luis. Abbiamo ancora qualche minuto. Io volevo capire con Maria Pia, da un punto di vista di distribuzione, quali sono state le scelte, quali sono le ipotesi future. Allora, le ipotesi, innanzitutto per noi è stato un onore avere il progetto di Luis Mandocchi. E per il momento il film è distribuito su VIX Plus, quindi noi abbiamo il mercato internazionale, ma non il mercato, diciamo, americano e dell'America Latina. Prevediamo una distribuzione in sala per la primavera, e stiamo dialogando appunto con le piattaforme per eventuale distribuzione anche sulle piattaforme. Mi sentite? Scusate. Ora? Ok. Quindi noi prevediamo l'uscita in sala per aprile-maggio, per la primavera. Bene, in bocca al lupo allora, grazie. Se non ci sono altre domande, penso che possiamo chiudere. Volevate aggiungere qualcosa?
Well, I want to thank Stephen de la Casa for inviting us to this great festival and to this beautiful city. And thank you all for coming here to this press conference. For the ones that haven't seen the movie, I invite you to watch it. But thank you all, and we feel very happy to be here. Quello che voglio dire è vorrei ringraziare Stefano Della Casa per averci invitato, quindi me il film, averci invitato a questo, in questo bellissimo festival, in questa bellissima città, e ringrazio voi per essere stati presenti qui alla conferenza stampa, e per coloro che non hanno visto il film vi invito a andarlo a vedere. Grazie a tutti. Grazie. And I want to thank Paolo Ansaldi and 102 Distribution that have taken this movie for the rest of the world to distribute it and for the audiences in the world to watch. Thank you very much. E vorrei ancora ringraziare anche Paolo Ansaldi e alcune persone della distribuzione che hanno permesso a questo film di essere distribuito nel mondo. Grazie. Grazie a te. Grazie, buon festival.